Buon pomeriggio a tutti, ce la possiamo fare a risvegliarci dal torpore postprandiale e a concentrarci su quella che su quelli che sono stati, come dire, gli esiti del primo dei due eventi preparatori a questa conferenza che si è tenuta a Bologna. L'idea era appunto che si doveva parlare di un problema importante. Bologna in qualche maniera è stata scelta dopo un rapido confronto tra le regioni della pianura padana in quanto sede di territori particolarmente afflitti da questa problematica, come tutti peraltro sanno bene. E come vedete il sottotitolo è Sistema conoscitivo, problemi, sfide. La presentazione è stata preparata per il 98,9% da Marco Deserti, che è il responsabile del Centro Tematico Regionale Qualità dell'Aria dell'ARPA Emilia Romagna, e io faccio da performer. Come si è articolata la due giorni, diciamo? Sei sessioni, una tavola rotonda, vedrete in realtà dei paralleli fra l'organizzazione anche di questo evento, dell'evento di Brindisi su ambiente, salute, eccetera. C'è stata un po' una specie di accordo tacito tra gli organizzatori di sviluppare gli eventi in una certa maniera. Una tavola rotonda, discussioni, commenti, rassegne delle tematiche chiave relative alla gestione, valutazione poi delle qualità dell'aria. Allora, le tematiche principali, dalla scala europea alla scala regionale, le politiche per il miglioramento, il primo tema, supporto delle ARPA alla redazione dei piani di risanamento, come si fa a migliorare questa qualità dell'aria, il problema delle emissioni, inventari, valutazioni e quant'altro. E poi molto 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 gettonato, io mi dilungherò un po' più di tempo su questo argomento, un po' per antiche passioni professionali, un po' perché effettivamente è stato molto al centro della discussione, la valutazione e previsione con modelli di trasporto e diffusione, poi le reti di monitoraggio, naturalmente le stazioni speciali, i super siti e la ricerca. Chi c'era? Devo dire una partecipazione molto numerosa, insperata, oltre 300, direi quasi 350 operatori delle agenzie, molti ricercatori CNR, NEA Università, pochissimi rappresentanti delle istituzioni di governo, devo dire, sorprendentemente pochi. È curioso come spesse volte le nostre istituzioni e la nostra politica, con poche assolute eccezioni che qui non voglio nominare, parli tanto di alcuni problemi ambientali tipici del nostro paese e poi dopo, quando se ne parla in maniera organizzata e anche in parte istituzionale, non vengano. Evidentemente sono interessi che nascono e muoiono nel volgere di poche ore. C'erano i principali portatori di interesse, quelli sì, associazioni ambientaliste, amministratori locali, gli industriali, e poi dopo c'erano attraverso i tweet, anche una certa rappresentanza dei cittadini. Vado subito alla conclusione e poi dopo cercheremo di ampliare un pochino alcuni argomenti. Che messaggi chiave sono usciti? Allora, eravamo in pianura padana, quindi uno dei messaggi chiave ha riguardato la nostra pianura padana, una delle cinque grandi aree critiche europee, l'unica di queste aree critiche europee con delle criticità simultanee per i tre principali inquinanti dell'aria che ci affliggono, PM10 e PM anche più piccoli, naturalmente dentro i 10 ci stanno anche gli altri, l'ozono e gli ossidi di azoto. È stato siglato l'accordo di programma tra non a caso è stato siglato qualche mese fa, credo un paio di mesi fa, vado a memoria, l'accordo di programma tra 8 regioni e 5 ministeri, si spera per aiutare a risolvere il problema, ma in ogni caso per sottolineare che il problema c'è, esiste, è grosso ed è all'attenzione di tutti. Cominciamo con i messaggi chiave che sono usciti dalla due giorni di Bologna: politiche comunitarie, finanziamenti dell'Unione Europea per i progetti di risanamento, sia i nuovi IP sia i Life Plus, che però devono essere collegati
ai fondi nazionali, sempre di origine europea, cioè i fondi FESR. Sicuramente un'opportunità da cogliere, sottolineando l'indispensabilità della cooperazione Stato-Regioni perché questi fondi possano fluire là dove noi riteniamo siano necessari. Molto si è discusso circa l'avvio del servizio europeo operativo di Copernicus, su questo tornerò più volte nella presentazione, nella rimanente presentazione. Occorre garantire alle ARPA la piena disponibilità dei dati numerici necessari all'esecuzione dei modelli a scala nazionale, regionale e locale. Questa piena disponibilità oggi non è garantita e questo nega i presupposti sui quali Copernicus, che proviene da GMES, diciamo, è stato creato. E quindi qui c'è necessità di azione. Supporto tecnico quantitativo alle istruttorie piani aria con modelli di valutazione integrata, modellistica pubblica, necessità di riordino e razionalizzazione della modellistica alle varie scale, migliorare gli inventari delle missioni e il loro raccordo con la modellistica, razionalizzare ulteriormente, se possibile, le reti di osservazione con una possibile riduzione del numero delle stazioni, ma aumentando allo stesso tempo la qualità dei dati, che può sembrare un paradosso o una contraddizione in termini, ma non è. Si è qua e là toccato anche la problematica degli open data, nella fattispecie degli open data, diciamo, della messa a disposizione dei dati di qualità dell'aria in formato open data, nascita anche di servizi derivati basati su dati pubblici. Si è parlato poi dopo nel grande ambito dello sviluppo e della ricerca di super siti, di stazioni speciali, di integrazione delle reti tradizionali per il monitoraggio dei piani, il miglioramento della modellistica è proprio la vera e propria ricerca, e ci sono stati fatti interessanti approfondimenti anche sulle relazioni tra qualità dell'aria, salute, cambiamenti climatici, ed è stato sottolineato la necessità di aumentare la comprensione di molti processi atmosferici, tra i quali principalmente la nucleazione, cioè la formazione di particolato a partire da inquinanti primari tipo NOx. Politiche comunitarie, abbiamo procedure di infrazione che vogliamo guardarle in positivo per stimolare gli Stati membri ad assumere provvedimenti, ci sono 17 procedure aperte soltanto per il PM10, questo è stato messo in luce dalla presentazione di Gasparinetti dell'Unione Europea, il 18 dicembre 2013, quindi soltanto pochissimi mesi fa, è stata pubblicata la nuova strategia tematica sulla qualità dell'aria, ci sono ingenti finanziamenti dell'Unione per progetti di risanamento. Ci sono questi nuovi Life Plus Integrated, quindi con disponibilità finanziarie molto molto rilevanti, simili a quelle dei vecchi Integrated Project del settimo programma quadro, diciamo, importi e dimensioni così grosse sono state estese anche al programma Life Plus, però come dicevo prima collegati a fondi nazionali FESR, che rappresenta un'opportunità da cogliere, però è essenziale con cooperazione Stato, Regioni e, aggiungo io, agenzie. Il focus sulla pianura padana, una delle 5 aree critiche europee, l'unica, si diceva, con criticità simultanee sia per il PM10, l'ozono e gli NOx, un'elevata densità abitativa, un'elevata densità produttiva e di conseguenza, in parte, almeno di conseguenza, bisognerebbe cercare di spezzare questa congiunzione anche con un'elevata densità emissiva, sicuramente una meteorologia altamente sfavorevole anche a fronte di un impegno superiore alla media europea da parte dell'industria italiana. Voi sapete che per unità di prodotto, scusate il gioco, la pianura padana emette meno praticamente di quasi tutti gli altri comparti ad alta produzione di tutta l'Europa, ma a causa della sua meteorologia sfavorevole si ritrova in condizioni altamente peggiori. Questo è stato detto più volte durante la tavola rotonda presieduta dal direttore generale di ARPA Lombardia, ma anche da Confindustria Emilia Romagna, che ha un pochino sottolineato questa problematicità. Sull'accordo di programma firmato il 19 dicembre, sottoscritto il 19 dicembre, 5 ministeri, 8 regioni, ha una prima fase di 6 mesi con l'elaborazione delle misure da attuare, 10 gruppi di lavoro appositamente istituiti presso il Ministero, poi c'è una seconda fase con l'adozione delle misure e l'aggiornamento dei piani di qualità regionali, interventi relativi ai settori emissivi, vedremo dopo il problema della combustione delle biomasse,
va da sé che non vogliamo sottolineare l'importanza del trasporto delle merci, del trasporto dei passeggeri, del riscaldamento civile, dell'industria, della produzione di energia e dell'agricoltura, tutte attività in pianura padana a grande densità e quindi a impatto tutt'altro che trascurabile. Assolutamente indispensabile la partecipazione delle ARPA e l'integrazione con la a questo accordo si intende e l'integrazione con la società. Zinoni, direttore tecnico di ARPA Emilia Romagna, ha sottolineato la necessità di rilanciare l'impegno del nuovo governo. Altro tema: supporto delle agenzie ai piani di risanamento regionali e locali, con un uso estensivo e sistematico di modellistica per la valutazione di scenari emissivi. Una novità: sviluppati sistemi di valutazione integrata che consentono l'analisi costi-benefici, una serie di progetti europei, decisi esempi di tutto questo, reso disponibile il nuovo software React Plus a distribuzione libera sviluppato dal progetto Opera, che fa esattamente questo, cioè consente l'analisi di costi-benefici di interventi di risanamento e quindi può essere, se ben impiegato, di grande utilità a chi deve pianificare azioni di risanamento, che è come dire, un compito molto comune perlomeno in pianura padana, ma non solo, perché ricordiamoci che la pianura padana non è l'unica zona problematica da un punto di vista della qualità dell'aria nel nostro paese. Ci sono altre hotspot in genere legate a grandi inurbamenti che hanno problemi rilevanti. Emissioni: indispensabile l'armonizzazione dei diversi inventari a scala nazionale, ISPRA, e regionali, ARPA, enti locali. Voi sapete che tutti questi inventari, siano top down, siano bottom up, da qualche parte sanno da incontrare, perché altrimenti ci ritroviamo con delle stime con le quali si riesce difficilmente a lavorare. Ci sono problemi da risolvere, bisogna armonizzare, bisogna trovare delle metodologie di armonizzazione tra inventari nazionali e locali, bisogna fare dei ricalcoli delle serie storiche a scala locale, bisogna rafforzare i legami fra inventari e modellistica per utilizzare la modellistica per migliorare le stime degli inventari. È necessario superare il dualismo tra le due metodologie EMEP e IPCC, soprattutto alla luce dell'adozione di politiche congiunte in campo climatico e qualità dell'aria. Citerò di nuovo questo punto del problema della relazione tra l'universo dell'inquinamento atmosferico e l'universo del cambiamento climatico. Sulle reti di monitoraggio è in atto una razionalizzazione delle reti con il numero delle stazioni. È necessaria una maggiore uniformità nella progettazione e nella gestione delle reti. Guardate che questo problema dell'uniformità viene fuori in tutte le materie che ci riguardano, è venuto fuori anche pochi minuti fa quando abbiamo parlato di formazione e di programmi questo protocollo di intesa che è stato firmato tra alcune ARPA del Nord sul problema della formazione. Credo che sul problema dell'uniformità veramente ci deve essere un impegno. C'è già un impegno forte che sta crescendo, ma debba essere rafforzato ulteriormente. Sono necessarie più garanzie sulla qualità dei dati, è necessario mettere linee guida nazionali, sono state emesse anche linee guida nazionali per il controllo di qualità dei processi di monitoraggio. Quante sono le reti di monitoraggio di qualità dell'aria? Quanto costano? Ci sono 912 stazioni in Italia, o punti di monitoraggio di qualità dell'aria complessivamente gestite dalle agenzie, con anche qui, guardate, rilevanti differenze, con circa 217 km² per stazione nel nord e circa 400-450 km² per stazione nel centro-sud. Si vede bene l'effetto di Roma nel centro. E anche gli abitanti serviti in qualche maniera riflettono, per la media nazionale circa 65-66 mila abitanti, ma si va dai 50 del nord ai 90 mila del centro e del sud. Quanto costa tutto questo? Costa attorno ai 26 milioni di euro all'anno,
stima del 2013, o se volete 112 euro per chilometro quadrato e 50 centesimi per abitante. Se lo buttate sui 50 centesimi per abitante non costa niente, essenzialmente. Cioè, se fossimo un'agenzia di pubblicità diremmo meno di un caffè. Quindi, poi naturalmente quando si tratta di trovare 26 milioni tutti in una botta o anche in un certo numero di botte locali, lì si scatenano le problematiche più selvagge e non si cava mai un ragno da un buco, si arriva sempre all'ultimo momento. Adesso non so se c'è Chicco qui, sì, si è già seduto, si ricorderà bene il problema delle reti nazionali idrometeopluvio che, insomma, come dire, sicuramente si apparentano pesantemente alle reti di qualità dell'aria per la precarietà delle vie di finanziamento e per la scarsa certezza di anno in anno della capacità di reperimento dei fondi per finanziarle. La modellistica numerica, dicevo prima, è stata molto al centro della discussione. Si sono viste un sacco di modellistiche. Qui c'è una specie di collage di regioni, ognuna col suo modello, ognuna con i suoi colori. Ed effettivamente sono stati presentati i risultati della modellistica di almeno sei regioni, tutti con approccio molto simili, ma con soluzioni indipendenti, scelte tecniche e strategiche anche abbastanza, se non rilevantemente diverse. I domini di calcolo sono tutti diversi, le concentrazioni al contorno a scala continentale vengono derivate da modellistiche differenti, la meteorologia viene da sorgenti in parte sovrapponentesi, in parte no, le emissioni vengono da inventari a scala locale diversamente combinati con l'inventario nazionale. Ciascuna regione ha sviluppato o sta sviluppando propri software per fare stime su griglia in tempo quasi reale per gestire gli episodi di inquinamento acuti, e quindi arrivare a fare le previsioni quotidiane di qualità dell'aria per informare la popolazione. Alcuni sono più avanti, alcuni sono un po' meno avanti. Per esempio in Friuli, in Umbria e in Lazio l'utilizzo delle previsioni di qualità dell'aria è esplicitamente previsto dalla legislazione regionale. Per esempio in Emilia-Romagna noi facciamo queste previsioni, le adoperavamo alcuni anni fa, la regione e gli enti locali le adoperavano alcuni anni fa per fare gli interventi emergenziali, poi hanno deciso di non utilizzarle perché ci sono problemi di comunicazione col pubblico, con gli enti locali stessi. Quindi insomma diversità. A scala nazionale, ISPRA, in collaborazione con ARPA Emilia Romagna, in questo caso, ha compiuto uno studio modellistico, per esempio, per studiare l'impatto sulla qualità dell'aria delle nuove centrali termoelettriche. Qui c'era una slide sulle caratteristiche dei due principali sistemi modellistici, ma tiriamo dritto perché credo che sia, non sia in realtà il momento di entrare in questo dettaglio. Valutazione e previsione con modelli numerici servono, io ritengo, e mi sembra di averlo dedotto dalla 2 giorni di Bologna sulla qualità dell'aria, azioni del Consiglio federale per mettere ordine in questo settore che ha un po' bisogno di ordine, anche se non bisogna mai mettere eccessivo ordine in settori come questo, in cui un po' di diversità e un pochino di, come dire, di molteplicità e di biodiversità sono una ricchezza. Promuovere la disponibilità di una modellistica, sottolineo, non di un unico modello, di una modellistica di riferimento a carattere pubblico, quella che voglio chiamare una modellistica di garanzia nazionale. Occorre allo stesso tempo garantire i dati necessari all'applicazione di strumenti a scala regionale e locale, dati meteo e condizioni iniziali al contorno. Bisogna valorizzare la disponibilità di più modelli andando verso tecniche di modellistica di ensemble. Bisogna cogliere l'opportunità offerta dall'avvio di Copernicus e dai Life Plus e di Horizon, su questo tornerò. Come devono essere questi modelli di riferimento? Uno dice, beh, l'avrete scoperto a Bologna. Assolutamente no. Il CTN ACE, non so se c'è Roberto Caracciolo, eccolo là, ecco, bravo. Pensavo di farti un omaggio con questa, te lo dico sinceramente, con questa slide. Il CTN ACE, parliamo della prima metà degli anni 2010, ha detto è ancora oggi validissimo che questi modelli devono essere multiscala, multiprocesso, a distribuzione libera, a codice aperto, adeguatamente documentati, regolarmente aggiornati, verificati e validati con procedure definite, per esempio da un ente accreditato, cioè approvati come modelli regolatori di riferimento, come tutte le nazioni, diciamo, avanzate in questa tematica hanno. Ritornerò su questo punto che è stato sollevato da Mario Cirillo, a Brindisi.
devono avere disponibilità e accessibilità ai dati d'ingresso, deve essere possibile formazione e aggiornamento degli utilizzatori, possibilmente coordinato ed omogeneizzato ed omogeneo, deve essere disponibile un'assistenza richiesta, ci devono essere regole per l'utilizzo, linee guida, in particolar modo per le istruttorie di via, e deve essere possibile l'utilizzo di modelli equivalenti sotto la responsabilità dell'utilizzatore. Il CTN ACE più di tra 10 e 15 anni fa ci aveva già detto tutto quello che c'era da fare. Torno sul problema di Copernicus, di prossimo avvio, modello globale con la chimica dell'atmosfera gestito dal centro europeo, ci sono almeno 6 modelli ad area limitata che si sovrappongono in varie aree europee, occorre garantire alle ARPA la piena disponibilità dei dati numerici che escono da Copernicus, necessari all'esecuzione di modelli a scala nazionale, regionale e locale. Attualmente, malgrado alcuni miglioramenti molto recenti, questa garanzia non esiste, perché non tutti i dati vengono diffusi. Entrerò in questo dettaglio. I flussi di dati devono essere adeguati alla direttiva Inspire, ci deve essere una distribuzione di natura di tipologia open data, ci sono già alcuni piccoli servizi nazionali derivati da dati pubblici che vengono diffusi in formato open data. Dobbiamo imparare a guidare e non a subire le evoluzioni delle reti, diciamo, gestite dai cittadini. Si sono visti alcuni contributi interessanti durante la 2 giorni di Bologna sul problema della citizen science e di tutto quello che gli va dietro. Sono stati questi argomenti un po', come dire, toccati in maniera un po' forse superficiale, però è stato interessante sentirne parlare per la prima volta in maniera organizzata in una occasione veramente istituzionale, almeno per me. La ricerca. Cosa deve fare la ricerca? Ci devono essere progetti di ricerca per approfondire le relazioni fra qualità dell'aria e salute, che sono uscite più volte, non soltanto nella successiva 2 giorni di Brindisi, che ha parlato di ambiente e salute, ma proprio nella 2 giorni di Bologna sulla qualità dell'aria. Poi c'è questa area molto complicata di interrelazione fra la qualità dell'aria e i cambiamenti climatici, l'utilizzo delle biomasse per riscaldamento, tanto per intendersi è l'area, come dire, l'esempio paradigmatico di come ci possano essere interessi contrastanti nei due comparti. Bruciare della legna è ottimo per il clima, ma non tanto ottimo per la qualità dell'aria, soprattutto se questo viene fatto in fuochi all'aria aperta o in caminetti. Il sistema agenziale, come Bernardo De Bernardinis ci ha chiaramente sottolineato a Bologna, è chiamato a tradurre la ricerca, che pure va sviluppando, in servizio, perché noi non siamo un sistema, io dico sempre che siamo il più grande ente di ricerca nazionale, perché anche se soltanto il 10% delle 12.000 persone che lavorano nel sistema agenziale fa ricerca, il 10% di 12.000 è 1.200, che insomma, come dire, un bell'ente di ricerca. Una roba robusta, però la nostra preoccupazione principale deve essere soprattutto e anche tradurre la ricerca in servizio. Questo è il classico esempio di ricerca: super siti, stazioni speciali che funzionino in continuo a integrazione delle reti tradizionali, per che cosa? Per il monitoraggio dei piani di risanamento, per migliorare la modellistica, è necessario rafforzare la collaborazione e mettere in rete le esperienze. Vado verso la chiusura. Alcuni focus prima che sono emersi, con un po' di approfondimento su uno o due, e poi dopo delle pseudo conclusioni che non lo sono naturalmente. L'attuale zonizzazione è stata da più voci dichiarata disomogenea, e qui aggiungo io una domanda provocatoria: serve forse una terza fase di zonizzazione che stabilisca criteri a garanzia di una maggiore uniformità? Io credo che forse sì, come diceva quello. Peso della legna sulla concentrazione in aria del particolato, variabilità a piccola scala che deve essere studiata e approfondita sperimentalmente e anche con la modellazione, in modo da poter contribuire alla pianificazione degli interventi di risanamento. 2 slide sui primi 2 punti. La zonizzazione, anche la seconda zonizzazione, quella che a seguito del decreto legislativo 155 del 2010, che ha seguito la prima del 351 del 99, continua a presentare molte disomogeneità tra le varie regioni, anche tra le varie regioni con contiguità territoriale. Io credo che siano necessari dei criteri più omogenei su tutto il territorio nazionale, che non possono altro che venire dal centro, perché
non c'è niente da fare. L'organizzazione del sistema agenziale è basata sulla buona volontà, sull'intelligenza degli operatori, ma i principi della termodinamica non si possono negare. È molto difficile organizzare dal basso un pochino di, come dire, di distribuzione di energia libera perché i gas si comportino in maniera ordinata ed educata, ci vuole, altrimenti i principi della termodinamica dicono che l'entropia da sola può soltanto crescere. Focus sulla combustione domestica delle biomasse. Le stime delle emissioni concordano nel rilevare che la combustione di legna costituisce una fonte rilevante di emissioni di PM primario. Questa è stata una, direi, delle grandi conclusioni uscite dalla 2 giorni. Teniamo conto che il primario rappresenta circa il 60-70% del particolato totale nel bacino padano. Il peso relativo nell'approvvigionamento presenta una forte variabilità stagionale e geografica, ma in ogni caso molto significativo d'inverno. Le emissioni sono aumentate moltissimo anche in conseguenza delle politiche sul clima che hanno molto incoraggiato le biomasse. Il piano nazionale e molti piani regionali prevedono misure specifiche in questo settore. Chi fosse interessato ai numeri che dimostrano l'importanza di questa partita, sulla destra della mia slide ci sono i numeri, ve li potete andare a leggere nel dettaglio. Che cosa manca? C'è necessità di uno o più modelli o pacchetti di modelli pubblici condivisi, multiscala, multiprocesso, che siano in grado di gestire l'intera filiera, dai dati di input alla chimica, alle concentrazioni, alla stima delle deposizioni. E tutto questo va integrato con la modellistica del bioaccumulo dei contaminanti, con la stima dell'esposizione e degli effetti sulla salute della popolazione, che anche questi sono argomenti oggetto di interessante potenziale modellistica. Insisto sulla necessità che i modelli siano approvati come modelli regolatori di riferimento attraverso procedure tecnicamente validate. Si ascolti l'intervento di Mario Cirillo a Brindisi, che ci ha citato la mancanza in Italia di veri e propri standard regulatory models. È necessario un intervento a livello nazionale barra comunitario per garantire la disponibilità dei servizi GMES-Copernicus, che doveva, in mente dei all'inizio, fornire servizi primari, i cosiddetti basic services, dai quali poi si sarebbero tratti i servizi derivati da parte degli Stati membri, cioè no, da parte nostra, i cosiddetti downstream services. Il problema è che adesso quelli che fanno i basic services fanno anche un buon pezzo dei downstream services e non cacciano i dati dei basic services, perlomeno non tutti. Allora noi che dovevamo fare i downstream services ci troviamo a metà del guado. Questo non è accettabile. Abbiamo bisogno di servizi primari garantiti e di massima qualità. Il sistema agenziale, a mio parere, ha la responsabilità istituzionale e deve avere la piena disponibilità degli strumenti necessari, soprattutto quelli che ha già pagato attraverso la tassazione pubblica e i contributi all'Unione Europea. Bisogna garantire alle agenzie e agli utenti l'accesso ai dati di base pubblici ed omogenei per applicare i modelli, ma questa è più una partita nostra interna nazionale. Dati, previsioni meteo, emissioni, scenari, condizione iniziale al contorno. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione.